Michele Falco vi ha raccontato anche le difficoltà, la volontà di pubblicare determinati libri e raccontare determinate storie. Volevo salutare anche il procuratore capo di Cassino che ci ha raggiunto, Mario Mercone. Ben trovato. Fra i tanti difetti che ho è quello di parlare di fatti. Ora, chi abita a Cassino sa che la mia porta, io non lavoro con la porta chiusa, ho sempre la porta aperta. Persone che mi siano venute a denunciare fatti, ti aspetto ancora. Grazie per il saluto e anche l'invito, diciamo, visto che la porta è spalancata. È anche una triste realtà. È anche una realtà che denuncia già raccontando quanti sono i testimoni di giustizia e come vengono trattati, il segno all'indice di una scarsa partecipazione anche attraverso la morte alla, a quello che vuole l'attività della magistratura. Continuiamo con gli interventi, c'è Patrizia Menagno e Letizia Giancola dell'associazione Caponnetto che ci aiuteranno a capire da una parte il ruolo della donna nelle organizzazioni criminali, ma anche lo abbiamo già fatto con gli interventi di Elvio e di Antonio, a squarciare il velo su quella che è la realtà dei testimoni di giustizia, che è normata da una legge, quella del 2001, la 45, è stata più volte oggetto anche di proposte di revisione da parte del legislatore, ma che poi non hanno approdato, come capita spesso quando si tratta di normative antimafia, a nessun risultato. Iniziamo da Patrizia Menagno. Buonasera, grazie a tutti. Allora, io introdurrò un po' l'argomento relativo al ruolo della donna nelle organizzazioni mafiose. Sino ad oggi parlare di donne di mafia significava parlare delle donne vittime della mafia o di quelle che ad essa si sono ribellate. Ciò perché per anni la stessa magistratura ha ritenuto che vi fosse un'incompatibilità tra le mafie e un ruolo penalmente rilevante della donna al suo interno, escludendo che esse potessero agire autonomamente. Le indagini invece portano a galla una realtà fatta di donne non più o non soltanto sottomesse alla volontà dei mariti e dei padri padroni, ma vere e proprie macchine da guerra che in assenza dei mariti assumono il pieno controllo dell'organizzazione. Quindi quello che emerge è uno spaccato inedito che coinvolge a pieno titolo l'universo femminile, molto più nascosto della criminalità, di cui si parla di meno, ma che non è per questo di minore importanza. Come ha affermato lo stesso procuratore della Repubblica, Giuseppe Vignatone, rappresentano un punto di forza all'interno delle cosche, rappresentano una sorta di valore aggiunto. È indubbio che dagli inizi del Novecento il ruolo delle donne è storicamente cresciuto. Oggi non è più possibile definire le donne vittime della mafia come donne di mafia. E parleremo quindi più correttamente anche noi di Lea e delle altre donne coraggiose come di donne di antimafia, e qui ci rifacciamo al titolo del nostro convegno collegato alla presentazione del libro, in contrapposizione alle donne cosiddette d'onore o più propriamente donne di mafia. Ma qual è il ruolo di queste madri, mogli e sorelle dei mafiosi? Antropologicamente anche alle donne dei mafiosi, come a tutte le donne, spetta il compito di educare i figli. Esse hanno il compito di mostrare al mondo la rispettabilità della famiglia di appartenenza, della famiglia di origine, con orgoglio e fierezza. Sono sempre state e sono tuttora nell'ombra e all'ombra dei mariti. Madri e allevatrici di futuri mafiosi devono conservare e trasmettere quei valori mafiosi che hanno contraddistinto da sempre il mondo dell'antistato. Le donne d'onore non fanno parte, ma appartengono alle associazioni mafiose, nel senso che ne sono proprietà e sono soltanto questo perché sono nate da padre mafioso o sono spose a uomini affiliati ai clan. La donna, nell'evolversi del fenomeno mafioso, ha iniziato ad occupare un ruolo centrale nell'organizzazione che ne garantisce il funzionamento e il futuro, e specie in assenza del padre o marito che è detenuto o latitante, la madre deve tramandare ai figli il modello educativo. Alla donna quindi è affidata la trasmissione del cosiddetto codice culturale mafioso, deve trasmettere ai figli
i modelli che consistono in funzioni attive e funzioni passive. Quindi sotto il primo profilo noi sappiamo che le madri mafiose insegnano ai figli maschi che il prossimo può essere visto soltanto come amico o nemico, che trasmettono, le madri trasmettono un caratteristico senso dell'onore, il valore dell'omertà, la vendetta, che è vista sia come dovere che come incitamento, in assenza della quale si vive nella vergogna. Alle figlie femmine invece viene trasmesso un modello di subordinazione all'autorità del maschio, ad essere sempre sottomesse ad essi, ad adeguarsi al ruolo imposto creandosi un piccolo arco predeterminato all'interno del quale possono più o meno agire indisturbate. Sotto il profilo della trasmissione di un modello educativo, sotto il profilo diciamo della funzione passiva, la donna è anche il garante della reputazione del maschio, della reputazione del marito o del padre. Ed è questo, come vedremo, probabilmente uno dei motivi per cui Lea anche è stata uccisa, nonché un merce di scambio nelle politiche matrimoniali per il rafforzamento della pace tra i clan. Le donne insegnano ai figli a vivere in un microcosmo familiare, rifuggendo da socializzazioni inutili, perché nella famiglia c'è tutto ciò di cui si ha bisogno, e si evitano in questo modo fuorvianti presenze esterne che potrebbero distogliere i figli dalla retta via tracciata. Le donne hanno un dovere di fedeltà assoluta ai loro uomini, che invece si concedono spesso anche più di un amante, e infrangere questa regola costa sempre la vita. L'uomo, attraverso la fedeltà della propria donna, ribadisce il proprio potere assoluto sul clan e sul territorio. Sotto questo profilo anche Lea ha rappresentato un momento di discontinuità con la tradizione, nel senso che ha mostrato disprezzo per il marito, per le attività del marito, ne ha sminuito l'attività, l'autorità davanti alla figlia e davanti ai soci di colleghi di cosca. Ma questo sistema, che è stato troppo spesso descritto come un sistema coppole e lupari, un contesto di arretratezza e di ignoranza, si è dimostrato abile ad adeguarsi e a mimetizzarsi nella società, rivalutando completamente il ruolo della donna. Magari i malavitosi sono stati influenzati da politiche femministe, oppure semplicemente hanno dedotto che le consorti, considerate da sempre anche dalle istituzioni l'angelo del focolare, sono delle buone coperture per i loro traffici. Oltre a comunicare quindi al mondo esterno la potenza del sistema mafioso, le donne hanno cominciato ad assumere un ruolo di preminenza all'interno delle famiglie. Il mutare dei tempi ha quindi comportato un mutamento di visione sull'idea della donna, che è apparsa più affidabile di molti uomini assoldati all'esterno, sia per la gestione dei narcotraffici che per il riciclaggio di beni di provenienza illecita. E basti pensare per questo che il fenomeno del pentitismo è ancora oggi un fenomeno prettamente maschile. Poche donne sono pentite, anzi forse non risultano anche più. Favoreggiamento, assistenza ai latitanti, mediatrici tra le carceri e il mondo esterno, prestanomi, proprietarie di quote o di società o di esercizi commerciali, assistono i mariti nella latitanza, controllano le attività criminose in assenza, dal traffico di armi e stupefacenti al riciclaggio del denaro sporco. Vigilano sull'andamento delle estorsioni, riscuotono le tangenti, sono intestatarie di beni appartenenti al sodalizio delle famiglie. Sono le mogli che curano i rapporti con l'esterno, si prodigano di far arrivare a destinazione notizie e istruzioni provenienti dal carcere o dai luoghi di latitanza. Sono sempre loro, macchiate dal sangue delle faglie, delle vendette e degli omicidi, che inveiscono contro le forze di polizia e in un tremendo coniugio tra cristianesimo e criminalità sono ostentatamente religiose. Di pari passo quindi con il mutamento della donna, del ruolo della donna, va l'adeguamento della legislazione. Con la legge Rognoni e la Torre del 82 sono stati individuati i mezzi e gli obiettivi presenza dei quali ci si trova di fronte ad un'associazione. La definizione si dà per la prima volta, la definizione di mafia, si dice chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso, quindi uomini o donne. Viene quindi per la prima volta riconosciuta la piena punibilità della donna in base all'articolo 416 bis e nel 95 89 donne vengono arrestate e denunciate per associazione di stampo mafioso, anche se non condannate. La prima condanna di una donna risale infatti, se non è, al 2001, e soltanto oggi tre donne, tutte tali, sono state sottoposte al carcere duro.
Le donne quindi iniziano a assumere la qualità di soggetti giuridici autonomi e spesso il potere mafioso viene delegato loro. Ciò accade meno in Cosa Nostra, che ha un codice d'onore meno flessibile, mentre per quanto riguarda la Camorra qualcuno addirittura ha parlato di un matriarcato in cui soltanto le imprese militari e i traffici illeciti vengono delegati agli uomini. Anche nell'Andrangheta le donne cominciano ad assumere un ruolo più attivo, in una misura che è una via di mezzo tra la Camorra e la Cosa Nostra. Tuttavia, nonostante i casi di supplenza dettati sempre dal bisogno, certamente le organizzazioni mafiose non hanno avviato una politica di pari opportunità, che al rientro dal boss, del boss restituiscono sempre il mandato. Per questo non si può parlare di emancipazione, ma di pseudo-emancipazione, che si è verificata soltanto quando non è stato possibile agire altrimenti. Forse l'unica vera emancipazione è quella delle donne che, come Lea, si rivolgono alla giustizia, perché rappresenta la rottura alla fedeltà del sistema di cui si fa parte. L'associazione Da Sud ha raccontato in un dossier quanti sono i casi di donne ad oggi uccise o suicidate dalla mafia, e siamo a 157, anzi dopo Lea forse ce ne sono altre 7 o 8 non conteggiate nel dossier. E la mafia non risparmia bambini, la prima, la vittima più piccola aveva 6 mesi, praticamente il numero dalla dimensione di questa ferocia con cui i mafiosi si accaniscono su tutte le donne, dissidenti o anche innocenti, per faide, per dare un esempio, per fornire munizioni, per paura che parlino, anche solo per errore. Molte sono infatti le vittime donne uccise per errore. Lea anche rientra in questo triste elenco. Oggi però noi abbiamo bisogno non di eroi, e qui concordo perfettamente con quello che è stato detto finora, ma di modelli comportamentali. E allora quello di Lea può valere come modello comportamentale, e come Lea tante altre donne che sono impegnate nella lotta con la mafia devono e possono diventarlo. Sì.